こんにちは、泉です。Oggi vediamo insieme le frasi che sento dire spesso sbagliate. Prima, la risposta di Shitte imasu ka? Lo sai? Conosci? Shitte imasen. Questa è sbagliata. Seconda, abito a Tokyo. Tokyo de sunde imasu. Sbagliata. Terzo, non mi ricordo. Oboemasen. È sbagliata. Vi spiego il vero significato di queste parole, così non vi sbaglierete mai. Guardatelo fino alla fine. Prima di tutto, guardiamo le parole. Shirimasu, sapere. Sapere, conoscere le informazioni. Forma piana, shiru. È spesso usata shitte imasu, che lo so. Quindi la domanda di shitte imasu ka, lo sai? E la risposta se non lo so, shirimasen. Non si dice shitte imasen. Wakarimasu, la forma piana, e wakaru, comprendere. Rispetto a shirimasu, la conoscenza più interna. Shirimasu è solo l'informazione, qualcosa che lo sa, ma wakarimasu è più comprendere e capire. Wakarimasen, negativo. Wakarimashita, in passato, che si usa spesso. Sumimasu, abitare, la forma piana sumu. Spesso si dice sundeimasu, io abito. Usiamo forma in te per dire che presente, io abito sundeimasu. Negativo, sundeimasen. Hatarakimasu, lavorare, la forma piana hataraku. Hataraiteimasu, sto lavorando. Hataraiteimasen, non sto lavorando. Oboemasu, ricordare. Oboeru, la forma piana. Oboeteimasu, mi ricordo. Negativo, oboeteimasen. Quindi, se volete dire non mi ricordo, si usa oboeteimasen. Vediamo le frasi. Quando vi chiede shitte imasu ka? Lo sai? Shitteru? La risposta, se lo sapete, sì. Hai? Shitte imasu. Shitteru. Ma se non lo sapete, non si usa forma in te, shitte imasen. Questo è sbagliato. Si dice shirimasen. Ie, shirimasen. Usiamo la forma negativa presente. Ie, shirimasen. Forma casual. Shiranai. Shiranai. Questa è una regola, quindi ricordate che è così. Ma volevo spiegarvi un'altra cosa. Questa shirimasen, shiranai, meglio non dire quando vi chiedono le vostre cose. Per esempio, natsuyasumi wa doko ni ikimasu ka? Dove vai in ferie? Shirimasen. Questo non posso dire che è sbagliata, ma suona non molto gentile. Un altro esempio. Ashita gakkou ni ikimasu ka? Domani vai alla scuola? Shirimasen. Si vorrebbe dire che non lo so. Ma anche in questo caso meglio non dire shirimasen, ma invece wakarimasen. Mada wakarimasen. Ancora non lo so. In questo caso usiamo il verbo wakarimasu, negativo wakarimasen. Perché queste domande vi chiedono le vostre cose, vostra opinione o vostro programma. Se voi dite shirimasen, suona molto che non me ne frega, oppure non ti voglio dire, suona molto fredda. Perché shirimasu è il verbo che indica che lo so, una cosa a superficie, solo le informazioni, qualcosa che ho sentito dire. Shitteimasu e lo so, le informazioni. Invece il vostro programma e vostra opinione, qualcosa più interna, no?
Allora rispondete Sirima sempre le vostre cose suona molto fredda. Quindi la questione non è sbagliata o corretta, ma se uso Sirima sempre le mie cose non è molto carino. Quindi sarebbe meglio usare Wakarimasen o Wakaranai. Invece, se qualcuno mi domanda Yamada-san wa natsuyasumi nani o shimasu ka? Yamada-san non sono io, è un'altra persona. Allora posso dire shirimasen, shiranai, perché io non ho questa informazione. Questa frase non suona maleducato neanche freddo. Invece, se un giapponese, specie una donna, se dicesse shiranai, mo shiranai, anata no koto nanka shiranai, anta nanka shiranai, significa che lei è arrabbiata, attenzione. Quindi shiranai suona molto fredda, è usata in questo caso anche per litigare. Vediamo la seconda frase, Tokyo de sundeimasu, per dire che io abito a Tokyo. La frase corretta è Tokyo ni sundeimasu. Ma io sento dire tantissime volte questa Tokyo de sundeimasu. Lo so che la differenza tra de e ni per indicare un luogo è un disastro che è difficile, ma la regola principale è che dopo luogo ni viene un verbo statico, dopo luogo de viene un verbo dinamico. Ma anche se dico così, forse il verbo statico e il verbo dinamico non è molto chiaro. Verbo statico non è movimento, c'è lo stato, quindi imas, esserci, arimas, esserci per le cose. Sundeimas è lo stato, non che io mi muovo a fare qualcosa, non è dinamico. Invece dopo de faccio qualcosa, quindi c'è movimento. I verbi giapponesi sono legati, molto legati al movimento, invece quello che non indica movimento è lo stato, quindi esserci o forma in te imas per lo stato, appunto per sundeimas. Un altro, per esempio, suateimas, io sono seduta, anche questo è statico, non sto muovendo. Allora si dice che i suni, la sedia, i suni suateimas. La sedia non è un luogo, però ci sto seduta sopra la sedia, vabbè, quindi i suni suateimas. Se è difficile, ricordate prima i verbi che vengono dopo ni perché sono pochi. Secondo me sono di più i verbi che stanno dopo de. Luogo de, il verbo dinamico. La terza frase è oboemasen, quando vogliamo dire non mi ricordo. Questa frase è importante. Allora vi spiego la procedura per arrivare oboete imasen. Mettiamo che studiate un kanji, kanji o benkyou shimasu, e kanji o memorizzato oboemashita, kanji o oboemashita. Dopo 2 giorni ancora ce l'ho nella testa, oboete imasu. Questo è lo stato di oboemashita, memorizzare, e continua a averlo, oboete imasu. Ma dopo una settimana ancora ho dimenticato, quindi lo stato di oboeteimasu non c'è più, si dice oboete imasen. Oboeteimasen. Uguale a wasuremashita, ho dimenticato. Quindi quando vogliamo dire non mi ricordo e lo stato è qui, oboeteimasen, non si dice oboemasen. Se dopo un po' vi torna in mente, ah, omoi dashimashita, questo è ritornato in mente. Si dice in italiano ancora questo,
Mi ricordo, mi sono ricordato, ma in giapponese si dice omoi dashimashita. Omoi dashimashita si usa per una cosa che lo sapevo, ma ho dimenticato, poi è ritornato in mente. Quindi se non vi ricordate un nome di qualcuno, si dice ano hito no namae o oboete imasen. Infine, facciamo 5 quiz delle particelle luogo ni o luogo de. 1. 机の上。本を置きました。ho posato il libro sulla scrivania. 2. 桜の木の下。座りましょう。sediamoci sotto l'albero di Sakura. 3. 東京。働いています。 Sto lavorando a Tokyo. 4. ソファー。寝ます。 Dormo sul divano. 5. プール。泳ぎます。 Nuoto nella piscina. Come al solito, mettete la vostra risposta nel commento. La lezione di oggi finisce qui. Iscrivetevi al mio canale per non perdere tutte le lezioni. Ciao, a presto!